Finalmente credo di aver capito come si fa! Non sono affatto sicuro che mi piaccia scalare le montagne. Io invece sì, mi piace tantissimo. Bravissimi ragazzi, oggi avete fatto un ottimo allenamento. Siete contenti? Adesso, se me lo permettete, avrei bisogno di allenarmi un po' anch'io. Ascoltate ragazzi, ora avete del tempo libero. Potete andare a vedere che attività offre il centro o sedervi e mangiare il vostro pranzo al sacco. D'accordo, signora Chen. Di solito lei dove va ad arrampicarsi, Moose? Sulla parete nord della montagna di Ponti Pandi. La scalo praticamente tutti i giorni. Wow! Mi raccomando, torna a trovarmi presto, signorina. Sei una scalatrice nata e io me ne intendo. Lo farò senz'altro. Grazie infinite, Moose. Oh, quanto vorrei scalare anch'io la montagna di Ponti Pandi. Mi ha detto che sono una scalatrice nata. Forse se lo raggiungessi mi permetterebbe di andare con lui. Eh? Ehi là, Sam. Sto raccogliendo del materiale per il mio libro. Si intitola Il nostro piccolo grande eroe. Parla essenzialmente di te. Cosa? Un libro su di me? Perché vuoi scrivere un libro su di me? Non c'è molto da scrivere. Oh no, non è vero, Sam. Descriverò tutte le tue imprese più coraggiose e i tuoi salvataggi. Vedrai, sarà un libro molto appassionante. Oh beh, io inizierei dalla volta in cui Norman rimase incastrato con il piede nel secchio. Beh, gli feci soltanto togliere lo scarponcino. Non c'è niente di eroico. Oh... A me sembrava una bella impresa. Oh, non preoccuparti, Sam. Scriverò di altre avventure e dei pericoli che hai affrontato con coraggio. Oh, no! Devo averlo perso. Moose! Moose! Signor Moose! Sembra che debba salire per forza. Ci sono, Sam! Finalmente ho trovato! Che te ne pare di quella volta che hai recuperato Dolly dalla torre di addestramento? Faceva parte dell'addestramento, non c'è niente di eroico. Pompiere Morris! Oh, hai letto quando Moose scala la montagna di ghiaccio con 3 stuzzicadenti e un tappo di bottiglia? Eh? E lo ha fatto in solitaria, incredibile! Lo so! Quell'uomo è veramente il coraggio fatto persona! Se solo riuscissi a ricordare qualcuna delle imprese più audaci ed eroiche di Sam! Oh, cielo! Vorrei tanto non essere arrivata fin qui. E adesso cosa faccio? Ci è mancato veramente poco, Mandy. Grazie, Moose. Ora mi rendo conto di aver corso un brutto rischio. Purtroppo il rischio non è finito qui. Cosa? Beh, io posso scendere senza problemi. Ma tu non sei ancora in grado di farlo, è troppo pericoloso. Oh, no! Uno, due, tre! Tira! Ho paura che questo metodo non funzioni, signore. Sì, forse hai ragione. Se non riusciamo a tirarlo fuori da lì, ci resta soltanto una cosa da fare. Tagliare la piattaforma e rimuoverla da Jupiter. Oh, no! In che direzione è andata? Attraverso il prato, da quella parte! Ho fatto di tutto per evitare che volasse via! Non preoccuparti, Norman. Vado a salvarla. Aiuto! Non ti agitare, Sara! Vi procurerò una scala! Ho sentito gridare. Che succede? Salvatemi! Ho paura! Lasciamo perdere la scala. Forse ho un'idea migliore. Posso fare qualcosa, Sam? Afferra questo dall'altra parte. Ecco. Reggilo con forza. Sei pronta, Sara? Cerca di restare appesa al ramo, reggendoti con le mani, solo con le mani. Brava. Ascoltami bene. Lasciati cadere con la schiena rivolta verso terra. Coraggio, lasciati andare. Wow, beata lei, deve essere divertentissimo. No, signore, la prego. Cridlington, fatti da parte. Fermo. Che cosa sta facendo? Così finirà per danneggiare il nostro Jupiter! No, Jupiter è rimasto bloccato sotto al ponte e il caposquadra vuole tagliare la piattaforma! Cosa? Non ce n'è affatto bisogno! Sì, immagino che lei abbia un'idea migliore! Certo che ho un'idea migliore! Credo sia più semplice sgonfiare le gomme, così il veicolo si abbassa e il problema è risolto, non le pare? Oh, non ci avevo pensato, ha ragione! Che sta succedendo, signore? La colpa è soltanto mia, Sam. Non ho verificato che la piattaforma fosse bloccata.
Non è facile per me. Mi si è abbassata la vista, dovrei iniziare a portare gli occhiali. Per fortuna è arrivato il capitano, è stato un vero eroe. Ha avuto una trovata assolutamente geniale e ha risolto il problema. Non è così, signore? Beh, non sono poi così vecchio da non avere ancora qualche asso nella manica. E la sua schiena? Come va? Si sente meglio, signore? Che ve ne pare? Sto dritto in piedi e la schiena non mi dà nessun fastidio. Non mi sono mai sentito meglio di così. Quindi è in grado di riprendere servizio, signore? Oh, sì, nel modo più assoluto. Voglio dire, a condizione che sia d'accordo il nostro caposquadra Boys. Oh, sì! Certamente, la caserma sarà senz'altro in buone mani, sotto il comando del capitano Steely, in ottime mani. Arrivederci, Boys, vecchio mio. Boys, vecchio mio. Tridlington, non sta Partene lì impalato a ridere. Ora sposta Jupiter e poi provvedi subito a rigonfiare le gomme. Oh, è davvero bello averla di nuovo con noi, signore. Anche per me. Il salvataggio più insolito che mi sia mai capitato fu quando recuperai un cavallo intrappolato in un ascensore. Oh, e questo lei lo chiama insolito? Io una volta ho dovuto tirare su da un comignolo una scimmia con l'argano. Chiedo scusa, signore. Ha veramente intenzione di illustrarci una serie di salvataggi insoliti? Ma certo! Solo che francamente non saprei con quale iniziare. Ci sono! Come si fa a costringere uno sciame d'api ad allontanarsi da un barbecue a gas? No, questo non è insolito. Temo che questa giornata sarà molto lunga. Ecco, ora è tutto pronto. Anche la torta. Allora, che ne pensi, Bronwyn? Non fa venire voglia di mangiarla? È assolutamente perfetta, Mike. Wow, guardate che bella torta! Norman è il più adatto a saltare fuori dalla torta e gridare sorpresa! Oh, ma come faccio a entrare? Vieni qui, Norman, ti faccio vedere! Beh, sarà meglio accendere le friggitrici. Voglio che il nostro milionesimo cliente abbia patatine a volontà offerte dalla casa. Mi scusi, Steel, vecchio mio, ma tirare fuori una squadra di tiro alla fune da una piscina piena di fagioli stufati è più insolito che tirare giù da un albero una cantante che deve esibirsi al teatro dell'opera. Non sono d'accordo, se sbaglio. Quello che ho imparato finora è che non credo di aver mai effettuato un salvataggio particolarmente insolito. Non preoccuparti, Penny, prima o poi capiterà anche a te. Come va lì dentro, Norman? Tutto a posto? Sì, anche se è un po' buio. Guardate! Sta arrivando Moose Roberts! Potrebbe essere lui il milionesimo cliente. Ah, non è entrato. L'olio sta raggiungendo la temperatura giusta. Spero che il milionesimo cliente si sbrighi ad entrare. Sì, mi si stanno addormentando le gambe. Shh, zitto, Norman! Guardate, sta arrivando Dilys! Si dirige proprio verso di noi! Davvero, che emozione! Prepariamoci, sta per entrare! Per caso qualcuno ha visto il mio adorato Norman? Cosa avete da fissarmi in quel modo? Sorpresa! Insomma, che sta succedendo? Congratulazioni, sei la nostra milionesima cliente! E qui c'è una bellissima sorpresa che abbiamo preparato per lei! Oh, questa sì che è una vera sorpresa! Una torta formato gigante! Oh, se solo il mio piccolo Norman potesse vederla! Norman, salta fuori dalla torta! Non riesco più ad uscire! Mi è sembrato di sentire la voce del mio Norman! Infatti, è dentro la torta! Avete farcito una torta con il mio Norman! Ho fatto io la torta! È di legno! Cosa? Ok, Mandy, mantieni la calma! Ora cosa farebbe un vero esperto di barche a vela? Un tronco che galleggia! Fantastico! So cosa fare! Forza, mettiamoci subito al lavoro! Penny! Ti ricordi quei bulloni? Non è il momento, Elvis! Ma che cosa è successo? Ho cercato di dirtelo, ma non c'era tempo. Devo aver allentato troppo i bulloni. Mi dispiace tanto, Penny. Lo so che è tutta colpa mia. No, non è vero, Elvis. La colpa è anche mia. Avrei dovuto ascoltarti. Temo che Penny ed Elvis abbiano qualche problemino. Tom, presto, abbiamo bisogno dell'elicottero. Ho legato la cima al motore, tiralo su!
Ottimo lavoro, Elvis. Sì, ma è inutile. Adesso che cosa facciamo? Sai che senza quei bulloni non possiamo agganciare il motore e ripartire. Arriva Sam! Per caso cercavate questi? Oh, grazie mille, Sam. Mi dispiace, ho combinato un guaio. Ho cercato di seguire il tuo consiglio e di restare calmo, ma i bulloni sono non rotolati. Non c'è bisogno che ti agiti. Stai tranquillo, Elvis. In questo momento Mandy è dispersa in mare e ha bisogno del nostro aiuto immediato. Hai ragione, Sam. Adesso devo mantenere i nervi saldi e agire con calma. Ecco fatto! E ora andiamo a salvare la piccola Mandy! Ottimo lavoro, Elvis! Sei stato veramente bravo! Ehi, pompiere Sam! Guardate, è Mandy! Ha costruito l'albero con un tronco trasportato dalla corrente! È un'idea davvero brillante, direi geniale! Ti serve aiuto? Grazie, Mandy. Sam ha già provveduto. Aspetta un momento, Penny. È giusto che sia lei a soccorrervi. Riflettici. È vero. Sì, Mandy. Abbiamo il motore in avaria. Portaci a casa, capitano Mandy. Eccola, è lei! Sì! E così, la piccola Mandy ci ha appena dimostrato di avere tutto quello che serve per fare il giro del mondo in barca a vela. Complimenti, Mandy. Ma forse è meglio rimandarlo a quando sarà più grande. Lo farà tra qualche anno. Anche l'allarme antincendio, come mi hai consigliato tu. Molto bene, verificheremo immediatamente se funziona. A me sembra perfetto. Hai superato il controllo sulla sicurezza a pieni voti, Mike. Bravissimo! Grazie! Allora metto il bollitore sul fuoco e ci beviamo una tazza di tè per festeggiare. Forse non se ne accorgerà. Cridleton! Oh! Si può sapere cosa fai lì seduto? Che sta succedendo? Dov'è il mio tè? Ecco, il fatto, signore... Vede... Perché sei incollato alla sedia, Cridleton? Rispondimi! Stavo riparando la sua tazza preferita, ma evidentemente ho usato un po' troppa colla. Oh, per tutti i budini! E per giunta sono io che devo liberarti! Sei pronto? Ci ho messo tutta la forza che ho, ma non si stacca! Cosa? La colla era anche sullo schienale della sedia e sono rimasto attaccato! Sei il solito sciocco! Trovo che sia davvero emozionante. Io non lo trovo emozionante, sono stato su tanti treni. Norman! Beh, noi non vediamo l'ora di salire e fare un bel giro, vero Mandy? Oh, sì, mamma, guarda! È arrivato il signor Garrett! Salite a bordo, signore! E Norman? Tu fai il bravo, tenaglia, e aspettami in giardino finché non torno. Ho lasciato alla stazione il mio termos con il tè. Freno inserito. Beh, partiremo tra un istante. E ora che sta succedendo? Oh no, fermo! Torna indietro! Presto, Cridleton! Suona l'allarme, c'è un'emergenza! Dobbiamo andare subito in ufficio! No! Non startene lì seduto, Cridleton! Strappa quel foglio e leggilo! Oh no! Cosa? Cosa c'è? Garrett chiama dalla stazione ferroviaria. A quanto pare la freccia di Pontypandy è partita senza di lui. Il fatto grave è che ci sono molti passeggeri a bordo. Il microfono svelto! Devi tenerlo qui, di fronte al mio viso. Sam, Tom, mi sentite? Abbiamo un'emergenza. C'è un treno senza controllo. Dovete andare subito alla stazione ferroviaria. Mi raccomando, ragazzi, muovetevi immediatamente. Thank you.
Dopotutto, signore, oggi è andata meglio di quanto pensassimo. Giusto, Sam. Abbiamo perfino il tempo di berci una bella tazza di tè. Ho parlato troppo presto, a quanto pare. Oh, ci sono altri guai sulla barca di Charlie e Neptune è alla deriva. Lo sapevo. Sam, prendi Mercury e la pompa e va al molo. Io chiamo Tom via radio e ti faccio raggiungere con l'elicottero. Sì, signore. Con Norman Price in mare è impossibile stare un momento in pace. Pensi che affonderemo, mamma? No, Norman. Sam il pompiere verrà a salvarci. Questa volta non è colpa mia! Penny e Alvis, ascoltate! Cominciate a pompare l'acqua fuori dalla barca. Io vado a recuperare Neptune. Grazie al cielo, Sam. Sei arrivato giusto in tempo per salvarci. Per fortuna state tutti bene. Salite a bordo, forza! Su, coraggio, Mandy. Va prima tu. E ora tu, Norman. E ora tu, Dilys. Su, Penny, tocca a te. Alvis, continua a pompare finché non raggiungiamo il molo. Ricevuto, mio capitano. Capitano Steele, qui Sam. Stanno tutti bene. Stiamo rientrando alla base. Norman Price! Chissà perché avevo il sospetto che oggi avresti combinato qualche pasticcio. Non è vero, non sono stato io! Ha ragione, è colpa mia, mi dispiace. Sul serio, Dilys? È stata colpa tua, non di Norman. Volevo solo aiutare il mio piccolo a prendere un pesce. Oh, davvero? Non è stato Norman? Oh, beh, allora scusami. E non sono riuscito a pescare neanche un pesce. Questo vuol dire che non otterrò il distintivo del pescatore. Ah, non te la prendere, Norman. Non appena la mia barca sarà sistemata, ti porterò di nuovo in mare. Urrà! Ma la prossima volta sarà meglio lasciare a casa tua madre. Come funziona? Il libretto dice che rileva tutto quello che emana calore, perfino se è nascosto dietro a un muro. È la mamma! Ciao, Alvis. Sembra un congegno molto sofisticato. Fa come se non ci fossi, Bronwyn. Andiamo a cercare di sotto. Qui non c'è e nemmeno qui. Eccolo, è dietro al congelatore. Bene, allora lo devo spostare dal muro. Ma prima stacco la spina. È entrato in quel buco! È finito sotto al pavimento! Oh, cielo! Credo che avremo bisogno di altro equipaggiamento. Dunque, abbiamo controllato sia le cesoie idrauliche che il megafono. E la microcamera a fibre ottiche? Quella roba potrebbe essermi molto utile. Cosa sono questi strumenti, Alvis? Ah, tu prendi il megafono, James. Prova a chiamarlo con il suo nome. Chissà che non capisca e venga fuori. Norris! Eccolo! Questo è un apparecchio a fibre ottiche. Ragazzi, forse mi ricordo addirittura come si usa. Sapete, una volta ho visto Sam che lo usava. C'è una piccola telecamera all'estremità del cavo. Oh, mi ricordo! Devo introdurre il cavo nel buco. La telecamera riprenderà tutto quello che c'è sotto al pavimento. E noi lo vedremo su questo schermo. Guarda quanto è buio là sotto. Sì! Perbacco, che sta succedendo? Ora è tutto a posto, l'abbiamo trovato. Ecco cosa ci serve, le pinze idrauliche. Così potremo rimuovere le assi dal pavimento. Spero che quando avrai finito rimetterai tutto a posto. Il telefono! Pronto? Cridlington, che fine hai fatto? Perché non sei qui ad aiutarci con l'ispezione? Oltretutto, sembra che delle attrezzature siano scomparse. Le ho prese io, capitano. Sono alla trattoria del pesce intero. Sto arrivando, signore. A cosa mai serviranno una telecamera termica, un megafono e una microcamera a fibre ottiche in una trattoria?
Fridlington! Oh, ehi là! Salve, Capitano Steel, come va? Ciao, Sam! Scusate, c'è un po' di disordine. Un po' di disordine? Avete messo tutto a soqquadro. E non siamo ancora riusciti a trovare Nami! Shhh! Che storia è? Cosa cercate? Voglio una risposta, pompiere Cridlington! Beh, ecco, vede, Capitano Porcellino... No, scusi, volevo dire Capitano Steel. In realtà stavamo cercando il Capitano, cioè no, volevo dire il Porcellino d'India! Un Porcellino d'India? E hai pensato di usare queste attrezzature per ritrovare un Porcellino d'India? Oh, cielo, non ci credo! Questa è una missione semplicissima per un pompiere! So io cosa ci vuole! Forza. E una volta che avrete imparato a fare tutte queste cose, potrete diventare dei bravi pompieri. Fate indietro, esploratori! A quanto pare abbiamo un'emergenza! Hanno visto Norman Price scorrazzare per Pontypandy alla guida di Jupiter per tutti gli incendi! Come sarebbe a dire che hanno visto Norman Price scorrazzare per Pontypandy alla guida di Jupiter? Ma se era qui insieme a noi appena un minuto fa! Sarà meglio che resti qui a tenere d'occhio i giovani esploratori! Attento! Stai andando dritto verso il molo! Oh no, il mio pasticcio! La velocità sta aumentando! Si dirigono verso il molo! Troverò un modo per farli rallentare. Tu va avanti, Penny! Devi chiudere subito la strada e bloccare il traffico! Penny, ricevuto, Sam! Norman, non ti preoccupare, niente panico! Adesso voglio che tu spenga il motore, fallo con calma! Lo spegnerei se sapessi come si fa! Devi girare lentamente la chiave verso di te! Forza, Sam! E adesso devi premere con forza il pedale del freno! Qual è il pedale del freno? È quello che si trova alla tua sinistra! Qual è la mia sinistra? Che domanda! È quella che non è la tua destra! È troppo lontano, non ci arrivo! Ci provo io! Norman, il mio piccolo pompiere, la mamma è qui! Ah, hai salvato il mio pasticcio, Sam! Mi hai fatto prendere uno spavento! Scusami, mamma! Oh, no! Mi dispiace tanto, pompiere Sam. Sono stato veramente stupido. Sì, è vero. Pensavo di essere diventato un vero pompiere solo perché sono bravo a giocare con un videogioco. Provare a guidare un automezzo grande come Jupiter è stato un gesto avventato e molto pericoloso. Ha ragione, Sam. Mi scusi ancora. Comunque, per fortuna, nessuno si è fatto male. Qualcuno sì, purtroppo. Oh, no. Pensare che non vedevo l'ora di mangiare il tuo pasticcio. Immagino che a me non verrà assegnato il distintivo di pompiere, vero? Neanche a me! Ho paura che voi due non siate ancora pronti a ricevere il vostro distintivo, Norman. Ma in compenso potreste riuscire a guadagnarvene un altro. Oh, quale? Un distintivo da cuoco! Adesso voi due dovrete subito preparare un altro pasticcio di carne. Tranquilli, vi insegno io come si fa! Chiama Sam, il pompiere, adesso arriva Sam, il pompiere, uno di noi. Sam è con te quando vuoi. Tana Elvis, sei sotto la scrivania. Avete fatto in fretta, era un nascondiglio troppo facile. Oh, e adesso tocca di nuovo a me. Mi scusi, signore, ma io non l'ho ancora provato. Piacerebbe anche a me farci un giro. Sì, certo, naturalmente, Sam. Adesso è il tuo turno. Sei pronto, Elvis? Vai a nasconderti. Stavolta troverò un nascondiglio geniale, vedrai. Ti darò del filo da torcere, Sam. Spero che quassù troveremo qualcosa di bello da fotografare. A Pontypandy non c'era niente di particolarmente interessante. Credo che non dovremmo allontanarci troppo. Guarda, sembra che stia per nevicare di nuovo. Non fare il fifone, James. Sarà ancora più bello. Wow! Guarda che strane impronte.
Probabilmente sono di Tenaria, strano però. Ma James, non vedi che sono enormi? Le impronte di un cane non sono così grandi. Scommetto che sono di un orso polare, andiamo James. Non credo che sia una buona idea, Sara. Il mio libro dice che... Oh, Sara! Aspettami! Eccolo! Anna Elvis! Sei nella torre di addestramento, a metà della sua altezza all'incirca. Non è possibile, anche stavolta! Oh, nevica di nuovo! Ci siamo allontanati troppo, forse è meglio tornare indietro, Sara! Sto congelando! Non può essere andato tanto lontano, forza James, andiamo avanti solo un pochino! Non lo so, Sara! Guarda, sta iniziando a nevicare forte! Io voglio tornare subito a casa! Ma ormai siamo qui e voglio scattare una foto all'orso polare! Mi piacerebbe tanto vincere quel concorso! Ti ho detto che qui non c'è nessun orso polare, Sara! Se andiamo avanti rischiamo di perderci! Un momento, guarda! Possiamo rifugiarci in quella grotta finché non smette di nevicare! Poi ce ne ritorniamo a casa! D'accordo, Sara! Ma solo perché nevica e perché sto morendo di freddo! Ciao tesoro, dove sono Sara e James? Sono ancora in giro a fare fotografie, sto iniziando a preoccuparmi. Guarda dove siamo per colpa tua e io ho sempre più freddo. Io volevo soltanto scattare una fotografia all'orso polare. Quante volte devo ripetertelo Sara? È inutile che lo cerchi, non esistono orsi polari a Ponti Pandi. James, ho paura che l'orso polare stia venendo proprio verso di noi. Verso di noi? Cosa? No, non è possibile. E allora cos'è? Forse hai ragione tu, Sara. Ehi là, ciao bambini. Ecco, prenda questo, Trevor. Può bruciarlo. Grazie, nonno. Il pulmino. Siamo su un lago. E il fuoco sta sciogliendo lo strato di ghiaccio! Presto, allontanatevi da qui, allontanatevi! Nel pulmino c'è la mia fotografia preferita di Norman! Dilys, siamo senza un riparo e non abbiamo più il fuoco! Se Moose non arriva con i soccorsi, ce la vedremo davvero brutta! È un'emergenza! Il pulmino è uscito fuori strada e abbiamo bisogno di aiuto! Per tutte le manichette aggrovigliate, il pulmino di Trevor è uscito fuori strada! Il pulmino di Trevor è uscito fuori strada! Dobbiamo intervenire subito! Quando verranno a soccorrerci, papà? Verranno presto, tesoro. Ascoltate! Stanno arrivando! Sì, è Sam il pompiere! Elvis, assicurati che tutti stiano a distanza di sicurezza. Penny, tu sta pronta con Jupiter. State indietro, per favore. Puoi azionare l'argano. Penny, vai in retromarcia in modo da aiutare il lavoro dell'argano. Pronta, agli ordini, Sam. E adesso ci beviamo il tè che abbiamo portato perché abbiamo bisogno di scaldarci. Oh, Trevor, sei riuscito a salvarla. Prego, cosa ho salvato? La mia foto preferita. Lo sapevi, vero, quanto è importante per me? Oh, Trevor, sarai sempre il mio eroe. Non avrei sopportato di perderla. Quello è Norman quando era piccolo. Quanto è buffo tutto nudo. Devo ammetterlo, Moose. Hai fatto bene ad uscire nella tormenta in cerca d'aiuto. Sei stato proprio coraggioso. Beh, cosa vuoi che ti dica? Coraggioso è il mio secondo nome. Oh. Spero che il capitano Steele non sia arrabbiato per le pecore, Elvis. Augurami buona fortuna.
capitano Steel, volevo scusarmi per via delle pecore. Oh, splendidi animali, le pecore! Possono restare qui in caserma fino a quando ne avranno voglia. Sono perfette per tenere caldi i piedi. Oh, sì. Sei sicura? Che cosa hai visto? Descrivilo esattamente. Ho visto degli schizzi. Erano grandi, altissimi. Facevano paura. E poi una coda scura e una specie di boato. Un robo faceva così. Incredibile, fantastico. Non direi proprio. Deve essere il mostro spaventoso di cui parlavano. È tornato a Pontipandi. Dobbiamo dare a tutti la notizia. Bronwyn, Sara dice di aver avvistato il mostro di Pontipandi. Charlie, sembra che Sara abbia visto il mostro di Pontipandi. Mamma, Sara ha visto il mostro di Pontipandi! Nel lago in montagna! Ma non esiste nessun mostro, non è vero, Dilys? Ha sentito! Il mostro del lago è tornato a Pontipandi! Come? Cosa ha detto Dilys? Che il mostro di Pontipandi sarebbe tornato? Oh, era nel lago! Vuol dire che arriveranno molti turisti! Sarà meglio eseguire un controllo preventivo sui rischi. Vado io! Ok, Cridlington, ma non dimenticare che è una vera e propria missione ufficiale. Va tutto bene, Penny? Sì, sto bene. Spero che il consolidamento finisca presto. Tutti a bordo! Un momento, aspettatemi, anch'io voglio vedere il mostro. voglio dire che sono qui in veste ufficiale perché mi è stato affidato un incarico. Non tiene ancora. Ci servono altre assi. Ha funzionato! Il mio piano ha funzionato! Scommetto che io lo vedrò prima di tutti. Oh, nonno! Ora che c'è il mostro avrai più passeggeri! Sì, esatto, Sara! È una giornata memorabile, meravigliosa! Ci vediamo! Ciao, ciao, nonno! Che aspetto ha il mostro? Ha delle grandi zanne affilate! La, la, la. Dove l'hai visto, Sara? L'ho vista... laggiù! Dove? Laggiù, sì, forse lo vediamo di nuovo! Ma dove correte? Che sta succedendo? Fermi! Non reggerà il loro peso! Il pontile è pericolante! Che è successo? Stiamo galleggiando! Andiamo incontro al mostro! Oh, per tutti i bulloni! Avete sentito? Il mostro è sotto di noi! Trevor! Ops. Piano, Dilys, piano! Sara, per caso è questo il rumore che avevi sentito? Visto, Sara è terrificata! Lei ha già sentito il verso del mostro! James! Oh no! Devi aiutarci! C'è un apparecchio radio nel centro! Chiama Sam il pompiere! Non vi agitate, l'importante è restare calmi. Sono sicuro che Sam il pompiere arriverà prestissimo. Mezzo pontile sta galleggiando in mezzo al lago con la gente sopra e il mostro in agguato! Oh! Un gruppo di abitanti di Pontipandi sta galleggiando in mezzo al lago e sembra che ci sia il mostro in libertà! Fantastico! È meraviglioso! Non vedevo una locomotiva a vapore da quando ero ragazzo! Guarda, Lily, questo è un treno a vapore. Fuma! No, Lily, non è fumo e vapore. Fuma! Qualcuno ha detto fumo? Oh, c'è un incendio! Oh no! Se la torre crolla, l'acqua travolgerà il treno! Tutti indietro, per favore! Chiamo subito Sam il pompiere! È scoppiato un incendio alla nuova stazione ferroviaria? C'è un incendio alla nuova stazione ferroviaria! Ci siamo. Cerchiamo di restare calmi. Nel serbatoio c'è un'enorme quantità d'acqua, quindi la torre potrebbe crollare da un momento all'altro. Ascolta, Elvis, dirigi il getto alla base della torre. Penny, devi portare Venus proprio di fronte al treno. Ricevuto, Sam. State indietro, non avvicinatevi! Restate vicino a me! Forza, Penny, inizia a trainarlo! Bene, coraggio, vai, Penny!
Sandy è domato, Sam! Ma ho paura che la torre... Il mio lavoro è distrutto! Oh, mi dispiace tanto, papà. Il treno è a posto, Garrett. Penny è riuscita a metterlo in salvo appena in tempo. Che bello! Ottimo lavoro! Hai salvato il mio treno! E un ringraziamento a Lily. Se non fosse stato per lei, non avremmo visto l'incendio. Sam! Se il treno non ha subito danni, possiamo fare lo stesso il giro inaugurale, nonno? Temo che non sia possibile, James. Non c'è acqua nel serbatoio del treno. Oh, bello! Non importa. Aspettate, mi è venuta un'idea geniale! Se è l'acqua che manca, Jupiter può riempire il serbatoio! Fantastico! È veramente un'idea super geniale! Bravo, Elvis! Complimenti! Se le cose stanno così, procediamo con l'inaugurazione! E la freccia di Pontypandy ora si aggiunge a tutti gli altri veicoli della nostra cittadina. Per concludere, e sarete d'accordo con me, vorrei dire che è stato il nostro Jupiter a salvare la situazione. Sì! Ho fatto il pieno, il treno è pronto a partire! Grazie, Elvis! E grazie soprattutto a Jupiter! Tutti in carrozza! Le luci funzionano perfettamente, signore. Io sto cantando. Il generatore è a posto. Sta suonando. Balliamo tutti insieme in casa. Oh! Sam! Ti pare bello sorprendermi così, di soppiatto? Se non sbaglio, stava cantando la canzone di Elvis. Sul serio? Oh, cielo! Non so più cosa fare, non riesco a togliermela dalla testa. Se lei me lo consente, signore, trovo che la sua voce sia davvero magnifica. Potrebbe cantare anche lei al concerto. Cosa? Io? No, non è una buona idea, Sam. Il pubblico non gradirebbe i miei ululati. Verrei sommerso di fischi e risate. Balliamo tutti insieme in caserma. Yeah, yeah. Oh, guarda che roba. Si è rotto il tubo del radiatore. Temo che non andremo da nessuna parte. Come faccio con il concerto? Dovevo inaugurare la mia chitarra nuova. Potremmo portarla a mano. Oh, sì, mi sembra un'idea geniale, Mike. Ci basta tagliare per quel prato e in pochissimo tempo saremo al molo. No, il molo è da quella parte. No, ti sbagli. Sono sicuro che sia da quella parte, fidati. Riconosco benissimo quella nuvola. Dico sul serio, Penny. Il capitano Steele canta bene, è intonato e ha una bella voce. Credi si esibirà anche lui questa sera? Sai che cosa penso, Penny? Che ne avrebbe voglia, solo che ha paura di salire sul palcoscenico. Davvero? Ad ogni modo, vai pure e goditi il concerto di questa sera. Io terrò d'occhio la caserma. Sarà di certo una serata tranquilla. Oh, credo che ci siamo persi, Elvis. Non ci siamo persi. Questa è la direzione del molo. Secondo me stiamo andando verso la scogliera. No, la scogliera è vicina a quegli alberi. Sarà, ma non ne sono affatto convinto. Credimi, ho ragione, lo so. Non ho mai avuto tanta ragione in vita mia. Conosco a memoria la strada per... Questo! Sapevo che andavamo verso la scogliera, se solo mi avessi creduto! Mi dispiace, Mike. È alto da far paura. Quanto ci mettono? Sarebbe dovuto cominciare secoli fa! Mi scusi tanto, capitano Steele. Non è che per caso ha visto Elvis? Sembra che sia scomparso. Cridlington è scomparso? Sì. Se non si sbriga ad arrivare, dovremmo annullare il concerto. Ci manca il cantante. Sarebbe un peccato. Oh, tirami ci su! Sto provando! Sarà meglio chiamare Sammy il pompiere! Mike Flood è sospeso sulla scogliera e ha aggrappato una chitarra gigantesca. E io che speravo in una bella serata tranquilla. Tom, sono Sam. Mi serve il tuo aiuto. Ricevuto. Resisti, Mike! Sam dovrebbe arrivare da un momento all'altro! Non credo di farcela ancora a lungo, eh! Ecco fatto. Ci siamo quasi. Presto, Elvis, Penny! Venite a vedere che bel fuoco! Che bello, grazie, Sam! Adoro l'odore e il rumore di un bel fuoco scoppiettante. Oh, scusatemi! Oh no! Scusami, Sam! Bene.
Fermati, Norman! Voglio tirarti una palla di neve! Perché dovrei fermarmi? Non voglio essere colpito da una palla di neve! Ah, se entro in casa non me la puoi tirare! Chiamiamo Sammy il pompiere! Ecco fatto! Tutto ha ripreso a funzionare! Presto questo posto sarà di nuovo caldo e confortevole! Grazie, ottimo lavoro, Mike! Oh, abbiamo un'emergenza! Un incendio a casa dei Flood! Oh, sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei Flood! Oh, un incendio a casa dei Flood! Ma io mi chiamo Flood! Quella è casa mia! Aspettatemi! Presto, l'incendio in cucina, Sam! Il forno ha preso fuoco, scusami, papà! Non ti preoccupare, Mandy! L'importante è che voi stiate bene! Elvis, chiudi il gas! Cosa è successo? Cosa stavate cucinando? La sciarpa della mamma di Norman. Oh, ho paura che sia un pochino troppo cotta. Stavolta mi sono cacciato davvero in un mare di guai. Tanto per cambiare, Norman. Temo che dovrai comprare una sciarpa nuova, Dilys. Norman Price, hai distrutto la mia sciarpa migliore. Mi dispiace, mamma. Forse c'è un modo per farti perdonare. Sul serio? Visto che ti piace tanto la neve, dovrei fare qualcosa per me. Cosa? Vuoi che faccia un altro pupazzo? No! Spalerai la neve qui davanti, così Trevor... Voglio dire, i miei clienti smetteranno di scivolare in continuazione. Ottima idea, Dilys. Piano con i freni, mantieni la velocità costante. Moose, per favore. Conosco queste strade come il palmo della mia mano. Trevor, attento! Reggetevi forte! State tutti bene? Grazie al cielo! Oh, e adesso che facciamo? Chiamo subito i soccorsi. Oh, non c'è campo. Ascoltate quello che ho da dirvi. Sono un esperto in tecniche di sopravvivenza. Hai sentito, Trevor? Saremo al sicuro grazie a Moose. No, Dilys, non abbiamo bisogno di lui. Ve lo dico io che cosa ci serve. Quando le cose si mettono male, l'unica cosa che puoi fare è cantare. Eh? Oh? Cantare non ci aiuterà. Bisogna agire. Difatti, azione è il mio secondo nome. Oh, credevo che il tuo secondo nome fosse pericolo. Smettila di battibeccare, Trevor. Moose sa di certo che cosa fare. Oh. Brrr, piedi gelati e niente mela. Oh, che giornata! Su, dentro! E non fate rumore! State zitte! Shh! L'unica soluzione è che vada a cercare aiuto. Ma in caso di emergenza bisogna sempre restare accanto al veicolo. Stai tranquillo, Trevor. Sono un esperto di sopravvivenza al freddo. Tornerò con i soccorsi il prima possibile. Oh, quanto è coraggioso quel Moose! Sì, dà proprio l'idea di sapere il fatto suo. Anch'io so benissimo quello che faccio. Ah sì, e cosa pensi di fare? Ora scendiamo dal pulmino e accendiamo un fuoco, sì, e il fuoco ci terrà al caldo. Accendiamo un fuoco forte! Cominciate a raccogliere tutto quello che si può bruciare. Possiamo prendere anche le assi dei sedili, Trevor? Oh, sì, magnifico! E la tua chitarra? No, no, la mia chitarra no. La chitarra resta qui con me. Le assi saranno sufficienti per il fuoco. Sei una birichina, ti avevo detto di non muoverti. Elvis, che cosa ci fanno qui le pecore? Oh, ciao Sam, ciao Penny, ecco, io devo prendermi cura di loro, sapete, l'ho promesso a Norman. Non puoi tenere qui le pecore, Elvis. Pensa se lo scoprisse il capitano Steel. Oh, e adesso cosa faccio? Non lo so.
Penny, aggancia l'estremità di questa fune a quella specie di zattera. Ok, Sam. Non vi preoccupate, ora Sam il pompiere vi rimorchierà verso riva. Ah, è troppo pesante, Mercury non ce la fa. Ci deve essere qualcosa che impedisce alla zattera di muoversi. Elvis, afferra questo, è meglio che mi immerga. Oh no! Diventerai cibo per pesci! Siamo pronti, Sam! Siamo salvi! Ma dov'è finita Penny? Eccola! Non abbiamo assolutamente bisogno di consolidare il gruppo. A quanto pare siamo già fortissimi nel lavoro di squadra. Puoi dirlo forte, siamo fantastici. Oh mamma, se solo fossi riuscito a vedere il mostro! Sarai riuscita a vederlo, te lo potrà descrivere. Ecco, in realtà non è vero che ho visto il mostro. Ho detto una bugia, scusatemi. Ti rendi conto, Sara, che hai spaventato tutta questa gente oltre che metterla in pericolo? Lo so bene, zio Sam, mi dispiace tanto. Non mi inventerò mai più storie, promesso. Non capisco che bisogno c'era di dire una bugia simile. Volevo che tanti passeggeri prendessero il tuo treno, scusami. Stai tranquilla, Sara. Non mi ricordavo quanto fossero belle le montagne. Penso proprio che tornerò da queste parti con il treno di Garrett. Anch'io. Io pure. E anche noi. Ah, bene, Garrett. A quanto pare avrai un bel po' di lavoro. Capitano Mandy. Ciao, Pippo! Stai attenta! Ciao! Ciao! Mi raccomando! E se scoprissi di non essere portato per le riparazioni, Penny? Hai visto quanti pasticci ho combinato in caserma? Se tieni a mente tutto quello che ti ho detto e mantieni la calma, diventerai bravissimo, Elvis. Sì, d'accordo, Penny. Ci proverò. Cominceremo con un lavoro estremamente importante, ma tutto sommato semplice da fare. Se è semplice, ci posso provare. Ecco, questo lo avrai già visto, è il trapano che serve ad avvitare e svitare. A sinistra svita e a destra avvita. Questi bulloni tengono ancorato il motore alla parte posteriore di Neptune. E devi sempre assicurarti che siano avvitati e ben stretti. Ci vuoi provare? Oh, certo, Penny. Sembra facile. A sinistra si svita, a destra si avvita. Di giorno lavoro e di notte tutta vita. Proviamo. Oh, cielo. Devo aver sbagliato qualcosa. Sta andando molto veloce. Sì, deve esserci parecchio vento al largo. Oh no! L'albero si è spezzato! Dov'è finita, Mandy? Forse è dietro al promontorio del faro. O forse il vento l'ha trascinata via. Papà, non puoi andare a salvarla con la tua barca da pesca? No, non posso, Sara. Faremo meglio ad avvertire mio fratello. Chiamiamo Sam il pompiere. Mandy Flood è dispersa in mare. Ragazza in mare, ripeto! Ragazza dispersa in mare! Io intanto chiamo Penny e le dico di uscire subito con Neptune. Io prendo Venus e mi dirigo al molo. Sì, signore. Penny è dispersa in mare. Dove è stata vista l'ultima volta? Tu? Adesso i bulloni subito, lenti, signore. Sono due. Sì, non si preoccupi. Vediamo un po'. Per svitare basta premere a destra. Per avvitare basta premere a sinistra. Non è difficile. No.
Fermati, ti prego! Fermati! Penny! Puoi spiegarmi come funziona il trapano? Ora non c'è tempo, Elvis. Mandy si è cacciata nei guai. Scendiamo in mare. Proprio adesso? Oh, cielo! Coraggio, Elvis! Dobbiamo andare! Avrebbe dovuto aprirsi e... Oh! Oh, niente da fare, si è bloccata! Fatemi uscire! Willis, ti prego, svegliati! Annusa questi fiori! Cosa facciamo? Lanciamo le stelle filanti? C'è puzza di fumo! La sento anch'io! Oh no! Non ho spento le friggitrici! Oh. Dobbiamo uscire subito! Tutti fuori, presto! È pericoloso! Abbandonare la torta subito! Sarà meglio chiamare Sam il pompiere! Che sta succedendo? Oh no! Il mio Norman è intrappolato nella torta! Non preoccuparti, Dilys! Ci penso io a portarla fuori! No! Smettetela di spadaccarmi da tutte le parti! Oh no! È troppo grande, non riesco a farla passare! E ora vi mostreremo la procedura per liberare il piede di una persona intrappolato in un secchio pieno di cozze fino a metà. Sei pronto, Norris? Certo, prontissimo! Eccellente! Oh! Io non riesco più a liberarmi dal secchio! Aiutatemi! Un incendio alla trattoria del pesce intero? E Norman Price è bloccato dentro un'enorme torta? Un incendio alla trattoria del pesce intero! Sembra che Norman Price sia bloccato dentro a una torta! Il mio Norman! Il mio piccolo Norman! Mike è ancora lì dentro che cerca di portare fuori la torta! State tutti indietro, mi raccomando! Non c'è niente da fare, non riesco a tirarlo fuori. Stai indietro, Mike, ci penso io. Sorpresa! Che succede? Forza, Norman, salta fuori, dobbiamo uscire da qui. È lei il milionesimo cliente della trattoria, Sam? Evviva! Oh, il mio piccolo adorato Norman! Non so come abbia potuto dimenticarmi della friggitrice, mi dispiace tanto. Siete stati molto coraggiosi, Sam. E Penny. E non dimenticare Mike. Ha fatto del suo meglio per tirare fuori Norman dalla torta. State tutti bene? Sì, signore. Vi siete persi il pompiere Morris che eseguiva un salvataggio veramente insolito, signori. Sul serio? Ho dovuto tirare fuori Norman Price da una torta gigantesca. Oh, questo salvataggio li batte tutti. Non crede, signore? Tranne uno, liberare il piede di un caposquadra da un secchio pieno di cozze fino a metà. Sono d'accordo. Ora stia fermo, signore. Cosa? No. Oh, cielo, non riesco a coprire il graffio. Sta tranquillo, non se ne accorgerà nessuno. Per tutti gli incendi. Che cos'è quell'enorme, orribile graffio su Giupiter? Ecco, vede, io l'ho graffiato con la chiave inglese, signore. È stato un incidente, ora sto cercando di rimediare, ma... lo rimetterò a nuovo. Voglio che sia perfetto, proprio come il treno a vapore. Non ti preoccupare, Cridleton. Giupiter è un'autopompa. È soggetto per forza a qualche ferita di battaglia. È una soddisfazione per tutti noi. Inauguriamo con un grande e fragoroso applauso il nuovo sfavillante, splendido treno a vapore di Ponti Pandi. Grazie. Cielo, stai tranquillo, Giupiter. Tornerai ad essere splendido e sfavillante anche tu. Basterà una spruzzata di vernice. Oh no! Scusa, Giupiter! Mi sono distratto e ho usato il giallo per errore. Ora non hai più un graffio, ma un'orribile macchia. Ecco fatto. Sì, così è perfetto. A che punto siete voi due? Abbiamo quasi finito, nonno! Bravissimi! Tra poco dovrebbero arrivare i primi passeggeri. Bene, a questo punto il treno è pronto a partire. Oh no, guarda, quella decorazione è venuta giù. Adesso lo vado a dire a nonno. No, possiamo fare da soli. Tu reggi la scala. No, non ci arrivo. Per un pelo. Aspetta, ci riprovo. Fai attenzione, James. No! James! Bene, ecco fatto, James. Scusami, no.
nonno, avrei dovuto chiedere aiuto a te. Non importa, James, tu rimani qui, la metterò a posto io. Oh, sono mortificato, Jupiter. Vi presento questo nuovo meraviglioso mezzo di locomozione di Ponti Pandi. Credo che il termine meraviglioso non renda l'idea. Penso sia meglio dire magnifico, anzi di più, incredibilmente splendido. Oh, no, no, sì, ci sono. La definizione adatta è gloriosamente maestoso. Beh, la ringrazio, ma il mio stile è decisamente meno sofisticato, signore. Io non so nemmeno cosa significano quelle parole. Comunque tu non ascoltare, Jupiter. Sam, scusa, ma non è che potresti andare a provare il tuo discorso da qualche altra parte, dove Jupiter non possa sentirti? Oh, scusa Elvis, naturalmente, ma sono certo che Jupiter sappia benissimo quanto è importante per noi. Tornerai come nuovo, Jupiter, non ti preoccupare. Guardate, cominciano ad arrivare... Elvis! Sam! Sto calando l'imbracatura, Sam! No! La mia povera chitarra! Mi dispiace, ragazzi, ma si sta facendo tardi. Sarà meglio tornare a casa. Per favore, mamma, aspettiamo ancora, vedrai che inizierà! Purtroppo non abbiamo più tempo. Non mi resta che mandare tutti a casa. Signore e signori, buonasera. Ho paura che il cantante Elvis abbia avuto qualche contrattempo, perciò mi vedo costretto... Signore e signori, c'è stato un cambiamento di programma. Sarò io a cantare per voi. Lei? Sì, io. Coraggiosamente, perché un pompiere non si deve mai tirare indietro quando il pubblico lo reclama. Siamo pronti, maestro? Sì, certo. Io e la mia chitarra siamo sempre pronti. Su, batti le mani e batti l'elmetto, e ora batti i piedi e vai con il ritmo. La manichetta, tienila stretta, balliamo tutti insieme, senti che aria di festa! Bene, Mike, per fortuna sei sano e salvo. Ma mi raccomando, in futuro voi due dovrete stare molto più attenti. Per fortuna sei salvo, Mike. Mi dispiace solo di aver perso il concerto. Anche se arrivassi in tempo non potrei più fare l'entrata che avevo preparato. Tom! Dimmi, Sam! Ascolta, ti andrebbe di fare un viaggetto extra per un concerto? Balliamo tutti insieme in caserma, yeah! Balliamo tutti insieme in caserma, yeah! Io sto cantando, l'allarme sta suonando, balliamo tutti insieme in caserma! Grazie! Mi dispiace davvero tanto che Fridlington si sia perso lo spettacolo! Guardi! Elvis! Oh, sembra un supereroe! È decisamente il miglior concerto di tutti i tempi! Hai ragione, Norman, è davvero spettacolare! Se sei appeso a una scogliera e hai paura di cadere, ti basta chiamare l'eroico pompiere. Sam è l'uomo giusto! Sam è l'uomo giusto! Sam è l'uomo giusto! Sam è l'uomo giusto! Lui viene a salvarti! Ovunque tu sia, anche se ha aggrappato una chitarra la mia, Sam, è l'uomo giusto! Sì! Oh, grazie! Eccezionale! Bravi! Grazie per averci fatto restare in piedi fino a tardi, è stato un concerto bellissimo!